presidente Napolitano scrive e si rivolge direttamente al signor Barberini. Gentile signor Barberini, le esprimo le più vive felicitazioni per il conferimento da parte dell'Università di Bologna del Sigillum Magnum, prestigioso attestato di stima e di considerazione assegnatole per la sua attività alla guida dell'Alleanza Cooperativa Internazionale. Colgo l'occasione per farle giungere il mio sincero apprezzamento per quanto lei va facendo nella direzione della grande associazione che raccoglie oltre 800 milioni di persone impegnate nella cooperazione in 88 paesi e per quanto ha fatto in Italia nel suo quarantennale lavoro come dirigente cooperativo e come presidente di Lega Coop dal 96 al 2002. Sono certo che anche in futuro non mancherà il suo qualificato apporto al movimento cooperativo che tanto ha contribuito e contribuisce alla crescita economica, allo sviluppo sociale e al progresso civile. Con i più cordiali saluti, Giorgio Napolitano. In questo lunghissimo percorso, l'incontro con Ivano Barberini più di due ventenni fa è stato uno degli incontri più straordinari della mia lunga vita. Ho conosciuto persone di eccezionale valore scientifico e anche di eccezionale valore sociale, ma in nessun caso ho visto così armoniosamente integrate le alte capacità intellettuali con quelle sociali. Tutti gli anni, da quando non l'ho conosciuto, il mio affetto, la mia ammirazione per Ivano sono andati aumentando e ho cercato di uniformare la mia vita alla sua, ma mai sono riuscita, perché nessuno come io. È nelle organizzazioni non governative, tra cui l'Alleanza Cooperativa Internazionale, che cominciano a prendere forma i cittadini del pianeta. Il movimento cooperativo, con i suoi citati 800 milioni di soci, contribuisce ad aumentare la capacità di capire ciò che unisce e ciò che divide il mondo e di agire di conseguenza. La diffusione di una cultura di cooperazione a livello globale alimenta la comprensione delle ragioni degli altri e la voglia di pace. È necessario garantire che i nuovi spazi di libertà personale alla quale tutti aspiriamo e lo sviluppo costante delle relazioni interetniche e interculturali si formino nel rispetto dei diritti umani, civili ed economici. Sigillum Magnum dell'Università è un riconoscimento che fa riferimento alla storia dell'Università, cioè al fatto che è formazione e ricerca, ma è soprattutto indipendenza, libertà e autonomia. Viene dato a delle personalità le quali hanno manifestato questa indipendenza, autonomia e responsabilità sociale, quindi responsabilità nei confronti della società, in quello che hanno fatto. Darlo a Barberini, presidente dell'Alleanza Internazionale, oggi, e per quello che ha fatto è legittimare queste caratteristiche. È una persona eccezionale, come ho cercato di far capire, non soltanto la forte competenza sui problemi sociali, ma il totale disimpegno alla propria persona, capacità di lavorare in condizioni difficili con eccezionali risultati. Io ne ho enorme ammirazione e affetto. Il riconoscimento ha il significato di una della presa d'atto da parte di una grande istituzione culturale che attorno al movimento delle cooperative si è concretato non soltanto una linea di sviluppo sociale di straordinaria fecondità, ma anche un insieme di questioni di carattere scientifico che oggi si tratta di chiarire. La conoscenza è diventata sempre più intersecata e complicata, c'è bisogno di dipanare la matassa della conoscenza anche in questo settore con i metodi che sono propri, tipici della scienza economica. Ci stiamo dedicando a questo. Beh, vuol dire un riconoscimento che io considero prima di tutto dedicato ai tanti cooperatori che si impegnano nella cooperazione, che hanno costruito questa realtà, diciamo pure imponente a livello mondiale e imponente anche a livello italiano, in questa regione, in questa provincia,
e dedicato a quei cooperatori che mettono in pratica coerentemente i valori cooperativi.